Tra gli ospiti del Future Forum c'è l'assessore regionale Gianni Torrenti. A lui chiediamo come possono essere rigenerate le città attraverso i flussi migratori, attraverso le migrazioni. Ma le nostre città hanno bisogno di una revisione probabilmente urbanistica e di una miglior pianificazione complessiva. Quindi diciamo, i flussi migratori in sé non è che sono uno degli oggetti determinanti per la riqualificazione delle nostre città. Dobbiamo tenerne conto perché sono dei flussi che ci sono sempre stati, che hanno avuto un'accelerazione negli ultimi 20 anni. Quindi diciamo fortunatamente noi non abbiamo una regione con città grandi che possono avere quelle problematiche sociali come le grandi capitali europee, e quindi ci dovrebbe essere più facile, perché in realtà noi abbiamo città che hanno essenzialmente centri città senza periferia da riqualificare. Si tratta di redistribuire in qualche modo la presenza diciamo di fasce diciamo anche più fragili della popolazione senza ghettizzarle, che siano immigrate o no, cioè questo non è questo il problema. Noi non possiamo pensare a un centro storico di ricchi e delle periferie abituate, quindi bene quando parliamo di ATER in strutture miste, di proprietà privata mista a quella pubblica, diciamo una società complessa e una città complessa articolata in cui ci sia una convivenza pacifica, strutturata, di comunità con ricchezze diverse e in cui questa ricchezza ci possa stare anche la popolazione straniera senza creare problemi. Agli ospiti del Future Forum chiediamo una parola del futuro. Qual è secondo lei la parola del futuro? Diciamo pianificazione, cioè, è quella che è venuta a mancare in Italia nel dopoguerra, una vera pianificazione e una programmazione di tutto quello che facciamo. Diciamo, abbiamo avuto una grande estemporaneità, una grande capacità, una grande fantasia, ma dobbiamo superare questo pianificando meglio il nostro presente e il nostro futuro.